Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare che sinceramente parlando mi fa pensare un pochino male da questo punto di vista. Perché mi fa pensare male? Perché io penso che una persona che vede la Juventus vincere non può essere infelice. Ok, da questo punto di vista. E allora dobbiamo parlare un pochino del gioco. Va bene? Dobbiamo parlare un pochino del gioco, dobbiamo parlare un pochino dell'esonero di Allegri, perché si parla costantemente del fatto che questo sia, potrebbe essere proprio l'anno in cui Allegri poi o lascia lui di sua volontà la Juve, oppure la Juve a fine stagione decide, che ne so, di prenderne un altro, di prendere un altro allenatore, eccetera, eccetera. Però per il momento le cose vanno bene. Cioè, le cose per Allegri vanno bene, perché Allegri al momento in cui lo sto girando, sta lavorando molto bene, sta vincendo tante gare, perché se non sbaglio abbiamo fatto 6 risultati utili di fila, abbiamo fatto 5 vittorie di fila, se non ricordo, però comunque stiamo lavorando bene. Però quello di cui io vorrei parlarvi oggi è un'altra cosa, è una questione mentale, va bene, che riguarda l'esonero o riguarda insomma, un nuovo allenatore, ma che riguarda anche un po' i tifosi. Ne parliamo insieme, facciamo un po' un ragionamento particolare, dobbiamo cercare, insomma, di essere tranquilli. Cosa dovete fare? Prima cosa, ragazzi, molto semplice, iscrizione, solito like e solita campanellina sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, veramente molto importante, se non attivate la campanellina, ragazzi, non vi arriva niente e se vi va potete ovviamente attivarla, quindi attivate e seguitemi sui social. Quindi magari così mi mettete Beh, cioè avete anche un modo di scrivere se volete scrivermi qualcosina, eccetera, eccetera. Allora, io parto da un presupposto molto semplice. Io dico una cosa che è banale. Nella sua banalità io dico questa cosa. Va bene? Si è vinto, sono contento. Poi, tutti noi vorremmo vedere la squadra che vince facendo 5 gol, 6 gol, 7 gol, tutti. Però dobbiamo anche renderci conto di chi abbiamo in rosa. E di chi è l'allenatore, che è sempre stato un allenatore che comunque ha badato all'equilibrio. Perché Allegri ha fatto una carriera intera così. Punto. Poi ci sono state anche partite e squadre di Allegri che hanno giocato bene, che hanno fatto belle prestazioni. Però, alla fine, la mente di Allegri è quella. Cioè, l'equilibrio, la solidità, l'ordine, quello è. Può piacere o non può piacere, ma alla fine è quello. Quello che io non capisco è. Se si perde la partita o le partite, come si è perso, si sono perse parecchie partite, cioè se lamenta, giustamente dicevo, però, cavolo, la Juve si è diventata una squadretta di terza categoria, sta a perdere tutte le partite sta Juve, è diventata una squadretta di terza categoria. Se si pareggia la partita, cioè si lamenta, perché si dice, boh, abbiamo pareggiato, vero, però mica si può sempre pareggiare, pareggi, perdi punti per strada. Se si vince, pure ci si lamenta. Perché si dice sì, si è vinto, però non si è giocato bene, come dico io. Ok, per essere contenti e dire la Juve sta a lavorare bene, che bisogna fare? Posso saperlo da voi? No, da voi che mi seguite, da voi che vi lamentate. Perché è chiaro che la Juve debba giocare meglio, è chiaro che noi vogliamo vedere la Juve vincere. Meglio, giocare meglio, ma a me non sembra che la Juve giochi malissimo tutte le partite. Prima cosa, perché la Juve quest'anno, secondo me, non sta giocando male tutte le partite. Male, cioè, hai giocato l'ultima che hai giocato, perché per il resto tu non è che hai giocato tutte le partite male. Tu è inutile che mi metti di fronte un avversario che fa il 90% di possesso palla e non fa un gol in 90 minuti. Col possesso palla te ci pulisci, vabbè. Te ci fai altre cose, capito qual è il discorso? Non mi metti di fronte il possesso palla. Essere provinciali, attenzione a quello che vi dico, vuol dire badare a tutte queste cose qua. L'essere vincenti vuol dire badare alle cose concrete. L'obiettivo qual è? Devi vincere la partita? Giusto? Mo che io vinco 1-0, che vinco con l'80% di possesso palla. O che vinco 4-0, alla fine io vinco la partita. Poi io sono d'accordo nel dire, raga, per
Però dovete migliorare a livello di gioco. Io sono il primo che ti dico migliorate a livello di gioco, ma io non ti posso dire ad Allegri, alla Juve, che schifo. Io non voglio Allegri sulla panchina della Juve, pure se vince, perché io voglio un allenatore che... Cioè, io voglio un allenatore che vince, punto. Poi che il mio allenatore possa segnare un gol, ne possa segnare 50 o ne possa segnare 30, io posso dire... Un mio gusto personale, ma io non posso dire all'allenatore tu sei incapace perché vinci 1-0. Perché Allegri tutto è, ma sta lavorando bene quest'anno. Io so che a molti rode il culo per sta cosa, un sacco di gente ci rode il culo, un sacco. Il culo rode proprio, capito? Io vedo proprio la gente che tifa Juve soffrire, non voi, ma all'esterno, sapete a chi mi riferisco? Tanta gente su internet, sui social che parlano, scrivono. La gente soffre, raga. Sono tifosi juventini e soffrono perché vince la Juve. Ed è clamorosa sta cosa. Perché tu dovresti dire, io sono contento che si è vinto, però vorrei un allenatore un po' più offensivo. Non ogni volta, sì, si è vinto, però... Però tu c'hai la squadra e dovevi fare questo, dovevi fare quello. Ma perché? Io mi ricordo quando si vincevano qua gli scudetti, mi ricordo quando noi avevamo vinto, sapete, quel ciclo enorme, 9 scudetti di fila. Mi ricordo si vincevano gli scudetti 1-0, per esempio le partite 2-0, 3-0, ci facevano le partite e non si giocava, specialmente l'ultimo anno di Allegri, no? L'ultimo anno, io non so se ve lo ricordate, proprio l'ultimo anno dei 5 anni di Allegri, io mi ricordo si giocava malissimo. Per varie ragioni si giocava malissimo, si giocava molto peggio di mo', con una squadra più forte. Si giocava malissimo, eppure si vinceva quello che si poteva vincere. Va bene? È un allenatore che comunque ha vinto tanto con il suo modo di gioco. È inutile che mi dite no, perché Allegri ha vinto tanto perché c'aveva i campioni. Ok, è vero. Ancelotti non ha vinto tanto perché c'aveva i campioni? Ancelotti è andato al Napoli, Ancelotti quando non ce lo vedeva più, perché è una novità che gli allenatori vincono con i campioni. È normale. Guardiola con chi vince, con i campioni o con le idee? Voi pensate che se Guardiola non ci avesse i campioni vincerebbe? Davvero? Non esiste. Non esiste. Non esiste nemmeno. Quindi, non mi venite a parlare di gioco, di Juve, di testa, di quello, di Allegri che non sa vincere, di Juve che è provinciale, perché il provincialismo è proprio quello che vogliono loro. Il provincialismo è dimenticarsi di vincere e pensare altro. Qui, dal momento in cui si vince, non puoi dire niente. Il problema sta quando non si vince. Che poi vincere, non è io vinco, però comunque vinco senza meriti. Ma chi ha detto che vinci senza meriti? Ma perché avere una squadra solida non è un merito? Cioè, scusate, ma il merito è solamente fa 4 gol a partita. Ma che discorso è? Te lo dice uno che le idee di Allegri non gli piacciono. Io sono uno di quelli che rispetta lui come allenatore, ma io ho altre idee di calcio. Non so quelle fisse da Allegri. Però io non sono un ignorante che si siede e vuole insegnare il mestiere a qualcun altro. Perché io faccio un mestiere e Allegri ne fa un altro. Mi sembra che lo faccia molto bene. Quindi è inutile fare polemiche ogni 2 minuti. E dire, io vedo gente che tifa Juve che non ce la fa. Gente che tifa Juve non ce la fa, raga. Gente che tifa Juventus che soffre, raga. Soffre mentalmente, ragazzi. Soffre proprio. Dici, abbiamo vinto, però se affannano a cercare i dati, però io ho fatto solo un tiro in porta e quelli ne ha fatti 5. E che c'è, che dobbiamo fare? Ha fatti 5, ne ha fatto manco un gol, però tu hai segnato, hai fatto gol, loro no. Questo è, chi c'ha, alla fine chi vince? Vinci tu. Se questo ti crea un disagio, il problema è tuo, non è nostro. Io te lo voglio ripetere un'altra volta, perché tanto io so già che quando farò sto video ci sarà qualcuno che sul web dirà che no, però perché tu devi giocare in modo... Certo, ma ti ripeto un'altra volta, nel mentre. No? Che fai? Tu dici, ho vinto 1-0, non voglio i punti. Cioè, cosa fai? Cioè, nel senso... La situazione generale, come deve essere spiegata? Cioè, qual è l'opinione che vuoi dare? Se hai vinto 1-0, ok.
Non sono soddisfatto. Ok, i nostri avversari hanno fatto più tiri. I nostri giocano meglio, loro giocano meglio di noi. Fanno più possesso palla, fanno più trame di gioco, sono più bravi nel pallone. Ok, alla fine, chi ha vinto? È tutto qua. Sta tutto là. Chi ha vinto alla fine? La Juve. La Juve. Poi se la Juve perde, dice Juve mia. Normale che io ti dico Juve. No. Perché comunque evidentemente quello stile lì non funziona, devi cambiare modo. Ma se io trovo un modo di giocare che per caso, io ti sto a fare un'ipotesi, mi porta allo scudetto. Metti caso che tu quest'anno fai una stagione in cui vinci tutte le partite 1-0 giocando male. Mi dici, oh cavolo, io ho giocato tutto il campionato giocando male. Tutto il campionato giocando male, eccetera, eccetera. E vinci lo scudetto. Tu a fine anno che fai? Lo scudetto non me lo prendo? Non voglio lo scudetto perché ho giocato male. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega dello scudetto, del giocare male, del tiro in porta, del... A me me ne frega di vincere. Di vincere, consapevolmente al fatto che comunque io non c'ho tutta sta cosa. È normale che io voglio vincere giocando bene. Ma nel momento in cui giustamente vinco giocando male, ma io vinco. Tre, attenzione. Cioè, a me mi sembra normale questa cosa, mi sembra un ragionamento così banale che non dovrei neanche fare io questo ragionamento. Disperati, raga, guarda che capelli che ho, disperati. Disperati, raga, gente che tifa Juve, disperata. Disperata, raga. Ma tu stiamo qua? Ma che cosa si è, che cosa che vanno fatto diventare i De Zerbi e gli Adà? Che cosa va portato a voi sta cosa? Voi avete perso di vista l'obiettivo, vincere. Ah, raga, se vinci tutti 1-0 vinci lo scudetto alla fine. Sembra normale come ragionamento, no? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi.